Sì, siamo con Pietro Roncari, il nuovo garante dei detenuti del carcere di Busto Arsizio, oggi presentato qui in comune. Quali sono un po' le priorità per questo suo nuovo incarico? Beh, la priorità è quella che viene indicata nel documento di nomina da parte dell'amministrazione comunale, è quella di trovare delle condizioni di lavoro per migliorare sia l'interno del carcere, sia l'inserimento dei detenuti una volta che termina questa esperienza per loro. Questi sono un po' i due filoni, l'interno e l'esterno, ecco, questo segmento da riempire di vitalità, di iniziative, tutto quello che è possibile e soprattutto lavorando in sinergia, lavorando in squadra. Soggetto numero uno è l'amministrazione comunale con le sue strutture, la dirigenza dei servizi sociali, l'assessore dei servizi sociali, con l'amministrazione comunale è lei che si prende in carico questa realtà e vuole su questo dirottare energie, lavoro, risorse, possibilità di riscatto. Secondo luogo ci sono dei soggetti nella società, nel vissuto della società civile, c'è il volontariato, sono realtà che operano nel territorio e hanno come finalità quello di migliorare le condizioni di vita dentro il carcere. Lavorare ce n'è tanto perché i temi di intervento sono davvero numerosi, però principalmente sono quelli inerenti ai diritti alla persona, ecco, soprattutto il benessere di loro, la possibilità di fare un'esperienza che in qualche modo, ecco, riabiliti la loro vita, gli dia speranza, gli dia futuro. Questo è molto prezioso, ma una società come la nostra è bello che si senta in carico, che si prenda in carico questa dimensione di umanità sofferente.